Euroregione News. La scuola, lamentarsi dei migliori. Sono quasi 2000 i frequentatori delle diverse scuole del capoluogo del Medio Friuli, compresi i ragazzi di Camino al Tagliamento, Bertiolo e Varmo, che sono inclusi nello stesso istituto comprensivo. La direttrice Giovanna Crimaldi, del più grande istituto comprensivo d'Italia, ora che non ci sono più le divisioni tra le scuole elementari, medie e superiori, come fanno gli insegnanti a lamentarsi delle carenze conseguite negli istituti precedenti? Ma per far sì che non si lamentino, quest'anno andrà a regime il curriculum verticale, che mancava, e dal 1999, con la legge sull'autonomia della 275 del 99, che in tutte le scuole d'Italia è previsto che ci sia questo curriculum verticale, cioè una serie di competenze da raggiungere nel corso degli anni, dei 13 anni che i ragazzi sono a scuola da noi, dall'infanzia alla secondaria, e contiene questo curriculum delle competenze comuni, con attività diverse secondo le varie fasce di età, e che quindi i docenti devono far sì che i ragazzi lavorino sulle stesse competenze per tutti questi anni. Quando arriviamo al regime realmente, nessuno si potrà più lamentare, e la scuola sarà un altro trasportatore dove i ragazzi senza traumi, senza avere gli intoppi, dovrebbero viaggiare dall'infanzia alla secondaria di primo grado assistiti dai docenti, proprio affinché non ci sia questa la difficoltà di potersi lamentare l'un l'altro che cosa hanno fatto prima che tu arrivassi in questa scuola, e poter affrontare la scuola secondaria di secondo grado nel modo giusto, nella direzione che tutti ci auguriamo sia. Approfitto per dire che a breve inizieranno i moduli del PON inclusione sociale. Qui c'è un orgoglio personale mio, perché l'Istituto Comprensivo di Codroipo si è classificato primo come comprensivo in tutta la provincia di Udine. Cioè, in effetti i PON sono dei fondi europei che fino adesso erano destinati solo alle regioni italiane con un PIL più basso rispetto alla media europea. Da quest'anno, dall'anno scorso, invece, sono stati estesi un po' a tutta l'Italia, e noi ne abbiamo già beneficiato l'anno scorso con altri 3 PON, e abbiamo fornito tutte e 4 plessi dell'infanzia di una LIM meravigliosa, di una LIM proietta anche a terra. È possibile registrare tutto ciò che si è disegnato a terra, scannerizzarlo, farlo diventare quadro, poter visionare tutti i video, e realmente i bambini possono lavorare in piena tranquillità. Abbiamo fornito tutte le quinte dell'istituto e delle primarie di LIM, mentre per le secondarie abbiamo fatto sia LIM sia videoproiettori, e grazie a questo PON, che erano strutturali. Invece questo PON di quest'anno non è strutturale, è solo didattico. Io spero che a breve arriveranno tutti gli altri 7 PON a cui abbiamo partecipato, e che ci diano la possibilità di altri PON strutturali, in modo che possiamo attivare laboratori musicali, che sarebbe il massimo, perché abbiamo solo un pianoforte, alcune leggi e quindi poca roba. Dal Medio Friuli, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.